Sabato 10 marzo abbiamo festeggiato i 70 anni della maternità Virginia di Zaira. Un attimo di attenzione. Al mattino Zaira con Carlino, Livio, Sergio e Francesca hanno raccontato ai figli delle elementari e delle medie cosa accadde l'8 marzo 1948, quando alcuni nomadelfi si recarono da Fossoli al Befo Trofio di Roma per prendere con sé 120 bambini denominati scartini. Voi non immaginate cosa vuol dire per un bambino non aver mai conosciuto la mamma quando si trova ad avere una mamma. Quindi quando le mamme di vocazione, lo stesso Don Zeno dice che è il miracolo del secolo. A un certo punto entrava il sole e io mi sono svegliata che c'era una bambina che mi baciava di qui e una bambina che mi baciava di là. Uno dei primi baci che potevano dare a una mamma con cui dormivano nello stesso letto. Alla sera abbiamo celebrato una messa in memoria e ringraziamento delle mamme di vocazione. Questo che è accaduto in lei e in altre mamme di vocazione è un dono al mondo, che probabilmente ancora non è completamente compreso da noi e tantomeno dal mondo. Però ecco, di fronte ai doni insegniamo già ai bambini a dire grazie, e noi stasera lo vogliamo fare insieme con questa celebrazione. In seguito abbiamo cenato tutti insieme al bar, condividendo i ricordi e le forti emozioni. Quando il responsabile del Befo Trofio consegnò gli scartini alle varie giovani mamme, Don Zeno, con gli occhi e il cuore di padre, disse che questi figli sarebbero diventati dei fiori. Nomadelfia, infatti, è chiamata anche a questo, a tramutare con la fraternità e l'amore il male in un bellissimo giardino di bene, attraverso l'aiuto di Gesù che trasforma la pietra scartata in testata d'angolo. Vorrei che questo messaggio arrivasse al mondo intero, a tutti i cuori delle giovani ragazze, e potessero loro sentire questo impeto d'amore. E quando noi li abbiamo accolti, non è che eravamo in possibilità, eravamo poveri ma ricchi di grandissimo amore. Donna, ecco tuo figlio, ecco tuo figlio, ecco tuo figlio, con il marito, eh? Siete belli tutti e tre, eh? Bellini, dai un bacino, dai. Dico, Dio mi potete, padre, figlio, spirito santo, pensando su di voi, Dio, tutta la pace della famiglia, eh? Più gli altri, quanti ne avete degli altri? 12 e 3, 15. Bravo, ciao. E siate lieti. Nel 1948 ci ha portato, noi eravamo 12 ragazze, ci ha portate tutte a Roma, ci ha fatto vedere Roma, tutto. Siamo state là 15 giorni, abbiamo visto. Il monumento più importante che abbiamo visto è stato il Befo Trofio, dove nel Befo Trofio di Roma c'erano tantissimi bambini abbandonati. Noi siamo andati là e abbiamo visto tutti questi bambini, e nell'anima mia è rimasto un grande desiderio, quella che non ci fossero più dei bambini abbandonati. Così abbiamo portato a casa, quella volta, 120 bambini in una volta sola. Un vagone delle Ferrovie dello Stato ci ha portato a casa, era un vagone tutto per noi. E poi quando siamo stati a Carpi sono venuti tutti i nomadelfi incontro con un bel mazzo di fiori, un pullman. Ognuno dei nomadelfi che è arrivato ha preso un bambino in braccio, perché molti non camminavano, erano molto sofferenti.
Don Zeno ha detto la messa e ad ogni famiglia ha consegnato all'altare i bambini. Queste donne sono chiamate mamme di vocazione, cioè sono signorine che hanno rinunciato per fede, per un atto di fede loro, hanno rinunciato al matrimonio per dedicarsi completamente a sostituire la mamma ai figli che l'hanno perduta. E così hanno formato in nome dei una famiglia e loro li allevano e li amano come figli fino alla maggiorità, li curano, poi rimangono sempre affezionati a loro come figli, insomma. Lei è Zaira? Sì. E ha 10 figli? 9 figli, siamo in 10 in famiglia. Li vuole chiamare intorno a lei? Venite bimbe qui, venite. Dove sono le gemelle? Teresa, Fiorella? Fiorella? Vuoi essere sposata? No, io non desidero sposarmi, io sono mamma di vocazione. Mi sono stati affidati circa 30 figli. Perché io sono una delle mamme che forse ne ha avuti un po' meno, io ho dovuto interessarmi sempre anche di cercare degli aiuti per Nomadelfia, per cui questi figli me li portavo con me. Ci sono di quelli che sono più in comunicazione con me perché una parte sono a Nomadelfia, vivono a Nomadelfia in quanto hanno scelto loro stesse la vita che Nomadelfia propone, cioè vivono la vita di Nomadelfia. E una parte invece sono altrove, ne ho anche in Australia e sono, in certo senso sono loro che mi cercano, ecco, però nel mio cuore sono tutti nello stesso modo. Essere mamma di vocazione vuol dire dedicarsi totalmente alla missione della maternità. Ecco, io ho scelto questa forma di maternità virginea per dedicarmi totalmente a queste figlie, 30 in tutti, fra cui 3 maschietti. Uno mi ha lasciato quando aveva 1 anno meno 3 giorni. E di episodi ne ho avuti tantissimi nella vita. Posso raccontare questo. Allora eravamo nel famoso campo di concentramento di Fossoli. Non avevamo assolutamente nessuna comodità. Avevamo tanto amore da dedicare a questi figli. Allora dopo un po' di giorni avevo queste bambine in 2 brande unite. E avevo queste 2 bambine che le tenevo abbracciate per paura che mi cadessero dal letto. Una mattina mi sono svegliata che una mi baciava da una parte e una dall'altra. E certamente era la prima volta che potevano dare un bacio a una mamma. Io ho avuto delle figlie che erano completamente senza altri genitori e ho avuto delle figlie che invece i genitori li avevano. E io posso dire quanto sono stata amata da queste mamme che direi dove la mia maternità ha integrato quella mancanza, insomma. Abbiamo avuto tanto sostegno da parte, diciamo, di Don Zeno, che era il padre fondatore di Nomadelfia. Non ha mai rimpianto il fatto di non avere figli propri naturali? Ma direi che la nostra maternità è completa, direi che è portata da un piano umano a un piano soprannaturale. Io posso dire che ho vissuto questa fedeltà con tanto amore, con tanta dedizione, in momenti molto difficili della nostra vita. In momenti in cui, voglio dire, era facile anche dire non ce la faccio più.
mentre invece il Signore mi ha dato tanto dono di essere fedele.